pubblico e sulla rete della allora signora. Dividiamo il suolo pubblico. No. Allora siamo qua davanti perché il dirigente del PD della festa non vuole due striscioni a favore della Val di Susa. No, io lo sto. Sì, ma lo risolvo. Cioè non ci credo che ci sia. Cioè io voglio sapere se la signora, la dirigente, ha chiesto di spostare i due striscioni di... È finita così, prima dai, della festa. È inutile che ci mettiamo. Ok? È vero che il proprietario del ristorante è un'altra persona, però la persona che ha pagato per fare la propria festa in quel posto. Sì, ma se la signora stende... parlando di matrimoni, qui no, si sta parlando di discussione politica. Sì, ma io dico la proprietaria della rete. Cioè come se stendesse, è come la bandiera dell'Italia in piazza, cioè quando c'era Bossi. Ma infatti noi non si occupi solo pubblico. Ma questa è un'altra considerazione, legalmente questa della signora. No, loro che se lei a me mi chiede di togliere l'unica cosa per cui io la metto è il suolo pubblico. Però non voglio toglierlo di fuori. È della signora. Ma la signora non comanda. È roba sua. Però la signora non ha l'uso della manifestazione. No, ma non è uso, è una cosa. È come se l'attaccasse. Allora mettilo dalla parte. La signora è qui. No. Ma perché a vita noia e dissenso? Ma tu pensi di avere maggiore... Guarda, si sta chiedendo solo un po' di rispetto per chi magari da stamattina... Ma quale rispetto? Ma tanti, si lavora tutti, capito? Ma di che stiamo parlando? Avete lo stesso linguaggio del centrodestra, lo stesso linguaggio di centrodestra. Certo, io sono qui apposta perché sono un'opinione differente. Attenzione, le transenne sono a 5 metri, cioè micidiale. Capito come vi funziona male il cervello? E allora un notabile ti dà partito, ti dà noia, ti dà noia, a chi ti dà noia? Cioè, due striscioni, nota. Stiamo chiedendo il rispetto di uno spazio, almeno oggi. Ma non ti rendi conto che è ridicolo? Al di là della provocazione, è solo una discussione. Si fa al di là. Io invece sarei d'accordissimo se... Sì, no, abbiamo stabilito che la manifestazione, uno striscione attaccato su una rete... La manifestazione la fa di là, con i volantini, con gli striscioni, con le bandiere, ma di là, non di qua. Che si parla? No, ma lo so, però mi sembra una cosa, cioè... La manifestazione è di là e lo striscione di là. Poi lo mettete sulle macchine, lo mettete per terra, dai. Non mi dire queste cose. Dai, mettiamo... Allora io ti racconto, c'ho tre figli. Te ce l'hai rispetto per me che ho tre figli? Qualcuno ha rispetto perché io ho tre figli? No, ma di che si sta parlando? Non vogliamo mica, insomma, ti danno pezzi che ha dei bersani in idea noia? A noi da fastidio questa cosa. Fastidio a voi? La provocazione che tu stai facendo. Non ti sembra ridicolo? Ma sì, è ridicola questa cosa. Ma se domani te tu c'hai il potere, non vuoi che nessuno ti venga a dire, ma se te domani il PD piglia il potere, fai come Renzi, non si può di nulla. Ma tu me lo vuoi dire, ti chiedo, dici, per favore. Tu dovresti essere contento. Ci siamo pronti sulla tavola, sono d'accordo. E non siete contenti. E ora si leva. Levali. Sulla tramvia. Qui se no chiediamo di evitiamo gazzare almeno oggi, insomma. Dai, levalo, si metterà di fuori. Questo voto non l'avrete.